Buonasera a tutti, benvenuti. Vi do il benvenuto a nome di tutte le guide d'arte a questo secondo appuntamento del webinar delle pittrici eroine. E per chi ancora non ci conosce, siamo una cooperativa di guide turistiche con sede a Bologna, ma operiamo su tutta la regione dell'Emilia-Romagna. La scorsa settimana, in occasione della Festa della Donna, abbiamo deciso di invitarvi a questi webinar, un webinar in tre parti, quindi in tre serate. E la scorsa settimana abbiamo parlato di Lavinia Fontana, questa sera invece parleremo di Elisabetta Sirani, mentre il prossimo lunedì sarà dedicato ad Artemisia Gentileschi. Tutte pittrici che hanno operato fra il 500 e il 600, ma ve ne parlerà meglio la mia collega di questo. E adesso ricordo a tutti voi di tenere sempre spenti i microfoni per tutta la durata della conferenza, questo per non disturbare l'audio del relatore e anche dei partecipanti. Quindi mi raccomando, nella schermata in basso avete dei simboli, il primo che trovate dalla sinistra è proprio il microfono, e fate attenzione che ci sia la barra in modo che risulti spento. E alla fine invece della presentazione saremo felici di rispondere alle vostre domande che potete inviarci attraverso la chat ed è il simbolino con il fumetto che trovate in alto a destra. Mi raccomando, non usate la chat durante la relazione e neanche i microfoni perché disturberemmo il webinar. E adesso io vi auguro una buona visione e vi ricordo di continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito guidedarte.com e ci vediamo più tardi. Ora passo la parola alla mia collega Roberta Montanari, che questa sera sarà la relatrice. Roberta, puoi accendere? Sia microfono che videocamera. Ok, bene, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Continuiamo il nostro viaggio attraverso le pittrici. Pazientate un secondo, ci cioè deve essere un problema di Di linea. eroine Eccola. e parleremo questa sera di degli aspetti legati. Vorrei la sua Elisabetta Bologna numero 7 e si tratta quindi di una questa via questa si trova praticamente in centro a Bologna. E si trova da due luoghi molto importanti che sono il Collegio di Spagna e anche il convento della Monastero del Corpus Domini. Ecco, intanto, come vedete, stiamo vedendo l'immagine che ci fa vedere un particolare, ecco, della casa natale. Come dicevo, la casa di dove è nata, dove è vissuta, si trova in via Urbana, numero 7, e qua potremmo immaginare, ecco, che questo è si vede il particolare, ecco, dell'ingresso della casa. Siamo a Bologna, quindi città di portici che caratterizzano quindi un connotato, ecco, il livello urbanistico della città. C'è qualcuno che ha il microfono acceso? Io non riesco a concentrarmi, grazie. Ecco, quindi come dicevo, vediamo un particolare della casa, della dimora di Elisabetta Sirani, che appunto era collocata in via Urbana. Qui vedete anche l'iscrizione, si intravede, che ricorda appunto la data di nascita e la data di morte, e anche il legame con il pittore Guido Reni. È citato anche Guido Reni perché comunque, come dicevo prima, la produzione pittorica e anche la formazione di Elisabetta Sirani è strettamente legata a questo pittore, anche se di fatto
Guidorini morì nel 1400, morì nel 1642 e all'epoca Elisabetta Sirani aveva 4 anni. Il legame con Guidorini però è forte, poi successivamente lo spiegherò ulteriormente, perché comunque lo conoscerà tramite il padre Giovanni Andrea Sirani. Ci spostiamo sempre lungo questa via, la via urbana, un pochino, e così per farvi vedere ecco dov'è collocata, dove era collocata la casa dove lei ha vissuto per 27 anni. E potremmo quindi immaginare di essere nel 1600 e se fossimo nel 1600 invece di vedere le automobili parcheggiate, potremmo immaginare di vedere le carrozze sfrecciare, oppure potremmo anche immaginare di vedere viaggiatori, turisti, curiosi, mercanti d'arte, affaccendarsi e soprattutto cercare di entrare o di uscire da questa casa che vi ho appena indicato. Le mura che vi ho fatto vedere sono quelle del Collegio di Spagna, e quindi il Collegio di Spagna fondato da Egidio Albornoz e il più è un antico collegio che risale all'epoca medievale, creato apposta per ospitare gli studenti spagnoli che venivano a Bologna proprio per frequentare l'università. Ecco, quindi un altro punto molto importante, ecco, è legato alla presenza a Bologna dell'università. Quindi è una, diciamo, un aspetto che successivamente cercherò di spiegare, di collocare, di, diciamo, collegarlo a questo fenomeno delle pittrici rovine. Continuiamo poi, siamo sempre nel 1600, quindi immaginiamo il rumore delle carrozze, e immaginiamo questo rumore di fondo, i viaggiatori che cercano, entrano, escono, i curiosi, i mercanti d'arte nelle prossimità della casa, ci spostiamo in direzione di via Tagliapietre, che è poco distante da via Urbana, ed è in via, percorriamo un tratto di via Tagliapietre, ed è una via molto importante anche per Elisabetta Sirani. Infatti, come vi ho detto, questi luoghi sono partiti diciamo dal luogo dove lei è nata e vissuta per 27 anni, perché comunque hanno sicuramente influenzato la sua formazione. E allora all'interno del Corpus Domini di questo monastero, e questo è l'ingresso alla chiesa del complesso, si trovava e ancora oggi si trova la spoglia della Santa, la spoglia incorrotta della Santa, Santa Caterina Vigri. E anche questa è una figura femminile molto importante, vissuta nel XV secolo, e possiamo istituire un parallelismo quindi tra Caterina Vigri e Elisabetta Sirani. Perché? Perché entrambe erano donne colte, erano donne erudite. In questo caso Caterina Vigri apprende, impara, studia, e soprattutto Caterina Vigri ama la musica, Caterina Vigri ama l'arte, è una mistica ma è anche molto esperta nella tecnica della miniatura ed è anche pittrice. All'interno del monastero ancora oggi ho ospitato una viola, simbolo appunto della sua amore per le arti, in modo particolare della musica. E quindi Elisabetta Sirani, possiamo immaginare che frequentava il monastero, conosceva bene la storia di Caterina Vigri, e come Caterina Vigri vedremo che una parte della produzione di Elisabetta Sirani sarà dedicata ai soggetti religiosi. E anche per quanto riguarda quindi sia per Elisabetta Sirani che per Caterina Vigri, l'arte quindi l'arte ha una valenza anche religiosa, una valenza mistica, e questo è un aspetto molto importante. E infatti, come vi dicevo, Elisabetta Sirani, diciamo che la sua produzione fu molto ampia, comprendeva uno spettro variegato. La sua produzione, diciamo, pittorica andò dalla, diciamo, era molto variegata, quindi non dipinse soltanto soggetti religiosi, ma anche ritratti, allegorie, però fu anche un importante incisore, una bravissima disegnatrice e molto brava, quindi padroneggiava molto bene il disegno, questa tecnica, la tecnica ebbe diverse, diciamo, utilizzò diverse tecniche per quanto riguarda la messa a punto del disegno, però uno dei soggetti principalmente amati, ecco, da Elisabetta Sirani fu sicuramente il soggetto religioso. E infatti vedremo successivamente durante diciamo il percorso, durante la mia, diciamo, presentazione, vedremo come soggetti religiosi, in modo particolare le Madonne col Bambino, col San Giovannino, sono uno dei suoi soggetti principalmente, ecco, rappresentati. Quindi direi che a questo punto posso riprendere in mano la situazione
e vado in condivisione. E in modo particolare adesso, ecco, cercherò di farvi vedere le opere, ecco, di Elisabetta Sirani. Ecco, vado alla presentazione. Eccola qua. Ecco, ci vuole un po' di tempo tecnico. Ecco, presentazione. Ecco qua. Quindi, come vi dicevo, siamo partiti dai luoghi, ecco, dove Elisabetta Sirani è vissuta, dove è nata, dove è vissuta per 27 anni e infatti in questa immagine, in questo collage dove ho raccolto alcune immagini rappresentative, ho anche messo la data di nascita e la data di morte di Elisabetta Sirani, quindi 1638-1665. Ecco, allora parto con questa prima immagine che ci fa vedere Elisabetta Sirani in atto, diciamo si rappresenta in questa allegoria della pittura, quindi si ipotizza che appunto l'attribuzione di quest'opera è di Elisabetta Sirani ed è una sorta di autoritratto dove lei appunto si rappresenta con la tavolozza e con il pennello. Ma soprattutto vediamo che ha uno sguardo molto deciso, sicuramente è consapevole della sua figura e soprattutto della sua professione, e questo è un aspetto molto importante. Vedremo come, nonostante la sua vita sia stata una vita molto breve, una parabola molto breve, intensa ma luminosa, la figura di Elisabetta Sirani è stata sicuramente una figura rivoluzionaria e moderna, perché ha saputo far riconoscere a livello ufficiale la professione della pittrice declinata al femminile. Possiamo dire comunque che nel 1600 a Bologna, non a caso vi ho fatto vedere l'università e anche il monastero, abbiamo un fiorire di personalità femminili che riescono a mettersi in luce. Che riescono a mettersi in luce per le proprie doti, per le proprie capacità, per le proprie virtù, per le proprie conoscenze, i propri talenti, e soprattutto acquisteranno anche un riconoscimento pubblico ufficiale. Questo lo vorrei ribadire e sottolineare. Fin dal XII secolo, infatti, all'Università di Bologna avevano insegnato anche docenti di sesso femminile. Questa fu una cosa veramente molto rara all'epoca, quindi le donne avevano accesso all'insegnamento ed è per questa ragione che io ho iniziato facendovi vedere il Collegio di Spagna, perché volevo farvi vedere il legame profondo della città con l'università, la più antica d'Europa, ma questo sicuramente ha significato creare nella città una mentalità di tipo molto aperto, una città di ampie vedute liberale, che ha fatto sì che queste figure femminili potessero esprimersi e soprattutto potessero avere un riconoscimento ufficiale. E questo è importantissimo. Allora, Elisabetta Sirani diciamo, appartiene a questo gruppo di eroine, di pittrici eroine, però vorrei sottolineare, insieme alla Elisabetta Sirani, non vorrei dimenticarmi altre figure di artiste che sicuramente hanno segnato la storia dell'arte, tra cui Properzia De Rossi, che era vissuta un po' di tempo prima e che comunque fu una grande scultrice. Poi abbiamo parlato di Lavinia Fontana nel primo webinar. E, insomma, parleremo di Artemisia Gentileschi. E poi nel 1700 avremo anche Laura Bassi, che fu un'importante docente anche lei di fisica all'Università di Bologna. Quindi vediamo che l'università favorisce, ecco, diciamo, questo fiorire, ecco, di personalità. Possiamo vedere che in questa opera, dove Elisabetta Sirani, lei si rappresenta, è un'allegoria, un suo ritratto, si rappresenta, ma in maniera molto decisa, lo si vede dallo sguardo, quindi del proprio ruolo di pittrice, e lo vediamo anche dalla corona d'alloro che indossa. Vediamo la posa classica, vediamo un bel vestito ricco dai pomposi panneggi, indossa dei gioielli, quindi questo è un altro dato molto importante, e tra questi gioielli vediamo la corona dorata e un bellissimo braccialetto. Questo perché? Perché,
La produzione di Elisabetta Sirani, nonostante la vita molto breve, è stata molto intensa, soprattutto negli ultimi 10 anni. Questo è un altro aspetto importante per capire meglio anche le vicende e diciamo, l'epilogo della vita di Elisabetta Sirani. Quindi produce negli ultimi 10 anni circa 200 opere, questo significa 20 opere all'anno. Quindi veramente una pittrice, oltre ad essere consapevole delle sue doti, veramente produttiva. Una grande imprenditrice, quindi vorrei sottolineare anche questo aspetto. Riesce a gestire molto bene la sua immagine ed è molto abile sia lei che il padre era Giovanni Andrea Sirani, e io prima vi ho fatto vedere la casa natale, insieme al padre diciamo riuscirà a intrecciare questi rapporti con le famiglie più importanti di Bologna, ma non solo con l'elite intellettuale, culturale di Bologna, ma anche con le famiglie più importanti, con le famiglie reali più importanti d'Italia ed Europa. E in modo particolare, grazie al padre, che fu mercante d'arte, oltre che grande disegnatore, pittore e insegnante di disegno dal vero presso diverse accademie, intrecciò rapporti molto intensi anche con Carlo Cesare Malvasia, l'autore di Felsina pittrice, e anche con un grande, un altro diciamo, membro di una famiglia importante di Bologna, noto anche per la sua attività di collezionista, che fu Ferdinando Cospi, e poi successivamente con Annibale Ranuzzi, che era genero di Ferdinando Cospi. Quindi intreccia una serie di rapporti insieme al padre, e grazie a questi rapporti riesce appunto ad avere rapporti con le famiglie più importanti. Quindi questo grazie anche all'attività molto intensa, ma anche a una strategia messa a punto sia da lei che dal padre, quindi anche grande imprenditrice. Tornando al quadro, quindi volevo questo per dirvi che è già consapevole, nonostante la giovane età, siamo nel 58, lei nasce nel 1638, quindi ha 20 anni, però già è consapevole del suo talento. Il primo a rendersene conto è Carlo Cesare Malvasia, il conte che frequentava la sua casa, nota subito un grande talento, una grande predisposizione per il disegno, e fa sì che il padre appunto l'aiuti a esprimere questo talento. Ma un'altra caratteristica della casa di Elisabetta Sirani, che io vi ho fatto vedere prima, è la presenza di una biblioteca. Non a caso vi ho fatto il paragone con Caterina Vigri, vi ho detto che entrambe erano molto colte e erudite. Quindi Elisabetta Sirani è sì una pittrice di talento, ma deve tutto questo, diciamo, la sua bravura e anche la sua inventiva, il suo genio, la sua scelta anche di soggetti anche molto originali, lo deve anche alla sua profonda cultura. La profonda cultura la deve anche al padre, il quale aveva all'interno della sua casa una biblioteca con circa 80 libri, testi che spaziavano dalla letteratura classica al mito. Lei aveva letto le Metamorfosi di Ovidio, aveva letto Naturalis Historia di Plinio, aveva letto le vite di Plutarco, aveva letto tutti i trattati di architettura di Jacopo Barossi detto il Vignola, libri legati alla pittura, trattati di pittura, conosceva molto bene la filosofia, il razionalismo scientifico, Galileo, insomma Cartesio, era veramente una donna colta, erudita. Ed ecco perché in questo autoritratto, in questa allegoria della pittura, noi vediamo sullo sfondo raffigurati questi testi che rappresentano il peso, ecco, dell'audizione e della cultura, che comunque sono delle doti imprescindibili, importantissimi per una pittrice. E sullo sfondo vediamo una statua classica. Questa statua classica è importante perché comunque Elisabetta Sirani, per poter, diciamo, coltivare la sua arte, fece tantissime copie anche di calchi e di statue di gesso che aveva visto all'interno della bottega del padre. E quindi attraverso questa opera vediamo che Elisabetta Sirani è così presenta. Vorrei concludere questa, diciamo, introduzione parlandovi un attimo, citando, ecco, sempre dal testo di Cesare, Carlo Cesare Malvasia, Felsina pittrice, che pubblicherà dopo la morte di Elisabetta Sirani, come definisce, come rappresenta Elisabetta. E questo è un altro aspetto interessante, perché Elisabetta Sirani, oltre a essere ricordata e riconosciuta in vita come una grande pittrice, la si ricordava anche come una donna molto amabile, è una donna virtuosa, praticamente un exemplum. E quindi Carlo Cesare Malvasia, nella sua descrizione, cosa ci dice? L'essere cortese nell'udire, avvenente nelle risposte, gentile nei tratti, che la rendevano amabile fuor misura,
con le menzionate prerogative furono quelle doti che concorsero a rendere Elisabetta una idea di perfezione. Quindi questa è l'immagine che lei dava di sé e che diffuse e che tutti recepirono e che fecero sì che Elisabetta Sirani si fece ben volere da tutta la città. E vedremo questo poi cosa significa, ecco, anche questo come lo si lega anche alla, diciamo, alle cerimonie, ai tributi che vennero dati, assegnati a Elisabetta Sirani, conferiti in seguito alla sua morte. Quindi proseguiamo, ecco questo è un dettaglio che ci fa vedere bene il particolare della, così, della veste, i libri, simbolo di erudizione, la penna e il calamaio, e poi vediamo anche la firma Elisabetta Sirani. Lei ha un altro diciamo un tratto che la contraddistingue, è il fatto che lei si firmava. E quindi vuol dire che era molto consapevole, ecco, del suo ruolo di artista e ci teneva a far passare questo messaggio. Ed è molto importante perché, come dicevo prima, siamo a Bologna, sicuramente le donne, le personalità femminili hanno avuto modo di esprimersi, ma prima di allora, già anche prima di Elisabetta Sirani, possiamo vedere come veramente era difficile per una donna potersi esprimere a livello artistico. Fatto sta che anche le botteghe, le accademie del disegno, la pratica del disegno dal vero non era permessa alle pittrici, ma solo agli uomini. Un'altra cosa interessante è che lei viene considerata virtuosa nel suo modo di dipingere da gran maestro. Perché questo? Perché comunque il genio, l'intuizione, era appannaggio dell'uomo, solo l'uomo aveva queste caratteristiche. La donna veniva sempre vista, le caratteristiche che venivano conferite alla donna erano sempre di leziosità, ma non di vigore, cosa che invece Elisabetta Sirani possiede. Quindi andiamo avanti, e come vi dicevo prima, Elisabetta Sirani ama molto i soggetti religiosi, e quindi amava molto questo tipo di pittura, questo tipo di soggetto, che ha anche un nome particolare. Quindi sono quadretti, ornamenti, quadretti devozionali, che vengono quadri di devozione e che lei comincerà a realizzare per sempre queste famiglie che ho citato prima, di aristocratici, nobili, l'elite politica, ma soprattutto per le mogli, le figure femminili, per le donne, le rappresentanti di queste famiglie che amavano ornare le proprie case con questi quadretti. Ma questo tipo di, diciamo, questo tipo di opere, di pratica, il quadretto devozionale, si ricollega a un altro aspetto importante, che è legato alla Controriforma, o perlomeno alla Bologna post-tridentina. Allora, sappiamo che una parte del Concilio di Trento ha avuto luogo anche a Bologna per 2 anni, e il cardinale arcivescovo Paleotti nel 1582 scriverà il discorso intorno alle immagini sacre profane. Ecco, in questo testo vengono stabiliti alcuni punti cardine che faranno sì che appunto venga sviluppata questo tipo di pittura, che avrebbe il compito quindi veniva considerata quasi come una sorta di orazione, una sorta di preghiera, e attraverso queste opere quindi il fedele poteva immedesimarsi nelle figure rappresentate. Sono immagini molto spontanee, molto naturali, e sempre nella, diciamo, in conformità, ecco, a questi ideali, a questi principi, vedremo poi che si svilupperà anche la pittura naturale del Guercino, ecco, o meglio dei Carracci, ecco. Quindi una pittura molto naturale, caratterizzata da questi guardi molto dolci, intensi, che vedremo anche successivamente tra la Madonna e magari il Gesù Bambino e San Giovanni. In questo caso l'opera che ho scelto è del 1656, quindi abbiamo di fronte un'opera realizzata da Elisabetta Sirani quando ancora era molto giovane. E vediamo appunto come il soggetto raffigurato rappresenta appunto Sant'Antonio da Padova, Gesù Bambino, e il manto e probabilmente anche il volto del Gesù Bambino è stato realizzato, probabilmente si nota anche, da una mano diversa, in modo particolare il volto del Gesù Bambino, e la mano diversa è la mano del padre Giovanni Andrea Sirani, che, come dicevo
prima anche lui fu un pittore, insegnante di disegno, maestro e anche mercante d'arte. Questo è un altro aspetto importante, perché vedremo come questa abilità di Elisabetta sì, di intrecciare questi rapporti con le famiglie più importanti bolognesi e anche con i medici della Toscana. E, quindi questo si lega anche a un altro fenomeno importante, che è quello del collezionismo, perché il padre di Elisabetta comunque aveva questa funzione importante di così dare, guardare, controllare e verificare le opere d'arte che poi successivamente avrebbe conferito a Leopoldo de' Medici, importante figura di collezionista. Quindi c'è questo scambio molto importante tra il padre e, come dicevo prima, gli intellettuali dell'epoca, tra cui Carlo Cesare Malvasia, le famiglie più importanti, Zambeccari, i quali a sua volta avevano dei legami molto profondi con la famiglia dei Medici. Non è a caso che nel 2018 si è tenuta una mostra molto bella dedicata a Elisabetta Sirani proprio presso la Galleria degli Uffizi. Quindi andiamo avanti, ecco, questo è un piccolo dettaglio dove vediamo appunto gli effetti particolari, ecco, della luce, il colore morbido, questa pittura, molto, questi sguardi, ma soprattutto questi volti molto delicati, molto dolci. E proseguiamo, ecco, l'altra opera che ho scelto è del 1662 ed è San Giuseppe con Gesù Bambino. Ecco, un'altra volta vediamo la scelta, questo soggetto molto diffuso a partire dal discorso intorno alle immagini sacre di Paleotti. E ancora una volta vediamo sempre questa dolcezza, che questa spontaneità dei gesti, e in modo particolare in questo caso il pittore, la pittrice usa una figura retorica che si chiama prolessi. Infatti vedete come il bambino si avvicina alla rosa, sapete la rosa è il simbolo della passione di Gesù, la rosa ha le spine. E vedete come il volto di Giuseppe, infatti, è molto triste, molto pensieroso, quasi come in segno di presagio, ha già percepisce, ecco, quella che sarà la fine triste, ecco, di Gesù Bambino. Quindi questa diciamo, immagine l'ho scelta sia per così farvi vedere questa bella la caratteristica di queste opere chiamate opere devozionali, ma anche per l'uso di questa figura retorica particolare. Ecco, la figura poi del San Giuseppe ricorda molto una delle interpretazioni di San Giuseppe realizzate dal pittore Guido Reni, che è il pittore classico per eccellenza e che, come vi ho detto prima, lei conosce, non conosce, perché quando lui muore nel 1642 lei ha 4 anni. Chi invece ebbe l'opportunità di conoscere molto bene il pittore Guido Reni fu il padre, che oltre a essere stato, come dicevo prima, mercante d'arte, grande insegnante, maestro presso le accademie di disegno dal vero, fu il padre che fu anche grande collaboratore di Guido Reni. Fatto sta che quando muore Guido Reni acquisterà tanti disegni di Guido Reni e farà sì appunto che Elisabetta Sirani, grazie a questi disegni, riesca a entrare in contatto, ecco, con le opere, con lo stile di questo grande pittore esponente della scuola bolognese. Ecco, andiamo avanti, proseguiamo, e a questo punto vediamo un'opera importantissima che è nell'ambito della produzione di Elisabetta Sirani. Siamo nel 1657 e Carlo Cesare Malvasia, proprio nella Festina Pittrice, rappresenta e testimone del momento in cui viene dato questo incarico a Elisabetta Sirani, quindi è giovanissima, è in casa, è con il padre e il priore Don Daniele Granchio della Certosa, dà questo incarico importante a Elisabetta di realizzare una parte del ciclo cristologico all'interno della chiesa di San Girolamo alla Certosa. E quindi lei dipingerà una pala d'altare. Questa è sicuramente una prova molto importante per Elisabetta Sirani, quindi si cimenta in un genere molto complesso, difficile e soprattutto dovrà lavorare su una superficie molto grande. Ecco, qui ho riportato anche le dimensioni, quasi 5 metri per 4.
Quindi realizza questa pala d'altare e che fa parte di questo ciclo importante sulla vita di Gesù, al quale parteciperanno anche altri pittori importanti, sempre della scuola bolognese, ecco, tipo il Canuti, Giovanni Maria Galle di Vienna, insomma, sono diversi, parteciperà anche un pittore napoletano. Vediamo come quest'opera però si trova di fronte a un'altra opera, che è quella del padre, che lui aveva realizzato qualche anno prima, esattamente nel 1652, e rappresenta la cena di Simone il Fariseo. Però in questo caso, ecco, voglio soffermarmi su Elisabetta Sirani. Ecco, da un'interpretazione del battesimo di Cristo, sicuramente vediamo la distribuzione delle immagini, la composizione sicuramente barocca. Ecco, vediamo questo gruppo di figure roteare attorno, dispiegate e rappresentate alla sinistra e alla destra di Gesù e di San Giovanni. È un'interpretazione secondo me molto femminile, ecco, si vede. È sicuramente il flusso oppure l'interpretazione di una pittrice donna, perché è ricca di immagini, di suggestioni legate al mondo domestico, familiare. Ad esempio, sulla destra si vede questa figura di fanciullo che sta cercando di stendere, ecco, le vesti, i panni, ecco, attaccato l'albero sullo sfondo. Poi vorrei farvi notare anche un piccolo dettaglio. Così che riconducibile alla pittura dei grandi maestri, quindi Leonardo e Verrocchio, infatti due angeli sulla sinistra di Gesù, ricordano un po', ecco, gli angeli rappresentati nel battesimo di Gesù, rappresentato dal Verrocchio e da Leonardo da Vinci. Quindi lei conosce molto bene, come dicevo, anche le opere capolavori dei maestri che l'hanno preceduta. È un'opera che lei realizza nell'arco di 2 anni. E questa opera, come dicevo prima, è una tela che è stata poi restaurata insieme a quella del padre di fronte all'inizio 2000, e in seguito ai restauri venne così emerse che è una tela senza cucitura, è un pezzo unico, e emerge anche un'altra caratteristica singolare, ecco, particolare della pittura di Elisabetta Sirani, in modo particolare di quest'opera, che non ci sono ripensamenti di nessun genere. E questa è un'altra, ecco, delle caratteristiche comunque di Elisabetta Sirani. Oltre a essere una brava pittrice, creatrice quindi di iconografie singolari, originali, quindi una donna ingegnosa, erudita, c'è anche la velocità. Quindi è un altro aspetto che fece sì che tantissimi viaggiatori, ma non solo, anche importanti membri di famiglie reali, non soltanto, si recavano alla casa di Elisabetta Sirani per vederla realizzare le sue opere, perché era veramente uno spettacolo vedere Elisabetta Sirani all'opera, la velocità con la quale, diciamo, stendeva o faceva un primo approccio, ecco, con le proprie opere. E anche in questo caso Cesare Malvasia appunto rimase colpito dalla velocità con cui lei fece un piccolo così schizzo, un piccolo imma una immagine, ecco, dove lei rappresentava quelle che sarebbero state poi le figure che avrebbe successivamente sviluppato. Quindi vede la pittrice creare, ecco, nel momento in cui il suo genio, ecco, si disvela. Quindi proseguiamo, e quindi questa committenza è molto importante. Quest'opera è sicuramente uno dei capolavori, o perlomeno è l'opera con una delle prime opere con le quali lei si fa conoscere. Ah, volevo farvi notare anche l'uso del blu, dei colori. Elisabetta Sirani è molto vicina alla pittura veneta, questo vuol dire che dà molta importanza agli effetti cromatici. E guardate, infatti, oltre a esserci una delle caratteristiche di quest'opera, oltre a essere sicuramente la composizione barocca, ma anche l'uso del colore. Il colore che caratterizza sia le vesti di Gesù, sia le vesti del personaggio rappresentato col turbante che volge le spalle. Quindi la veste, sicuramente il blu della veste di Gesù è diciamo, una pittura data, si dice, a velature, mentre la pittura che la caratterizza
la veste della figura col turbante è molto più materica, molto più corposa. Si vengono le tracce della biacca, cioè delle tracce bianche che fiorano tra una diciamo pennellata e l'altra. Poi procedendo, quindi vediamo invece un altro aspetto, ecco un'altra, ho scelto questo disegno a penna nera con anche l'uso dell'acquerello, questa era una sua particolarità. Lei era un'abile disegnatrice, quindi oltre ad essere una pittrice incisore, molto brava anche nella tecnica dell'acquaforte, nell'utilizzo di questa tecnica. Lei spesso disegnava in questa maniera, come dicevo prima, era molto veloce, quindi con la penna nera, diciamo, faceva, delineava quello che sarebbe stato poi il disegno, che avrebbe poi completato utilizzando la tecnica dell'acquerello. E questo le permetteva quindi di creare questi effetti particolari di ombreggiature e di lumeggiature, quindi questi effetti luce e ombra. Proseguiamo, ecco, adesso abbiamo un'opera, una delle serie di una delle Madonne che inaugura, ecco, la serie dedicata a questo soggetto, è il soggetto che Elisabetta Sirani preferisce, è il soggetto religioso, come dicevo prima. Sono In questo caso una cosa. raffigura la Madonna della Tortora, 1659, quindi notate sempre queste atmosfere molto particolari, mistiche. Ecco, vedete la Madonna che indossa questo copricapo molto particolare, Gesù bambino che quasi incuriosito si avvicina a San Giovannino che porge la Tortora al Gesù bambino. Quindi vedete questa così. Queste immagini molto belle, molto suggestive, molto spontanee. Ecco, questa opera, questo olio su tela, appartiene alla collezione Zambeccari e si trova all'interno della Pinacoteca. E queste Madonne, queste opere, sono molto importanti per Elisabetta Sirani perché costituiscono anche la maggior parte delle sue entrate. Cioè, Elisabetta Sirani, come dicevo prima, una prolifica pittrice, vediamo come gran parte, ecco, dei suoi introiti erano legati appunto alla produzione di queste Madonne. Ecco, questo piccolo dettaglio ci fa vedere ancora meglio da vicino il gioco degli sguardi, la tenerezza, la dolcezza, la spontaneità dei gesti. Ecco, questa è un'altra Madonna molto bella, la cui attribuzione, diciamo, è ancora incerta, oscilla tra Elisabetta Sirani e il padre, presso la Casa di Risparmio di Cesena. In questo caso vediamo invece, non c'è più lo sfondo è uno sfondo, vedete, scuro, però vedete come ancora il bambino Gesù si volge, ecco, verso San Giovannino, ma vediamo come la pittura diventa molto più chiara in questo caso, molto più limpida, quindi è un effetto cromatico diverso, ecco, rispetto all'effetto precedente. Ecco perché si ipotizza appunto anche in questo caso l'oscillazione incerta tra Sirani e il padre. Poi vediamo la Madonna della Colomba, molto bella. In questo caso notiamo come Elisabetta Sirani si concentra molto sugli effetti della luce, e in questo l'effetto della luce che praticamente entra da sinistra e va a colpire il Gesù bambino. Vedete il Gesù bambino, ecco, è disposto praticamente quasi a diagonale, quindi si vede il Gesù bambino che è rivolto verso la colomba e vicino a lei vediamo l'immagine della Madonna, appunto, che si discosta dal Gesù bambino e che è appoggiato appunto sul cuscino. Ma in questo caso, come dicevo prima, è l'effetto della luce che è l'aspetto, diciamo, interessante di questa opera. L'effetto della luce e il luminismo, quindi, che sicuramente lo si deve anche ad un influsso, ecco, della pittura veneta, che comunque è presente, ecco, nell'Elisabetta Sirani, soprattutto nella parte finale. E poi un'altra Madonna molto bella è la Madonna col Bambino del 1663, e questa Madonna è chiamata anche la Madonna Washington ed è situata in un museo importante, situato negli Stati Uniti, quindi Museo Nazionale delle Donne nelle Arti. E con questa Madonna, ecco, viene scelta questa immagine nel 1994,
dai servizi postali americani, è la prima pittrice donna che figura tra le opere selezionate per essere rappresentate nei francobolli che dovevano essere comunque distribuiti nel periodo natalizio, nel 1994, perché gli anni 90 sono anni molto importanti nei quali la figura di Elisabetta Sirani verrà quindi riscoperta. Anche questa Madonna è veramente di grande pregio, vediamo sempre questo effetto, in questo caso il chiaroscuro, ecco qui il pittore predilige questi effetti di luce e ombra, questi chiaroscuri che poi utilizzerà tantissimo anche il Guercino. E vediamo sempre questo gioco di sguardi tra il San Giovannino e la Madonna. È molto bello anche il motivo del gesto che fa il bambino Gesù, che tiene a sé le rose, un'altra volta la rosa in questo caso è il simbolo del rosario, della Madonna del Rosario, e il motivo, no, del bambino che tiene a sé le rose perché le sta allontanando, ecco, da San Giovannino, quasi volesse proprio proteggersi o impedire al San Giovannino di prendere le sue rose. E come dicevo, sono tanti, ecco, questo soggetto viene declinato in tante maniere, in tanti modi, sono tante le Madonne che lei rappresenterà e come vi dicevo io ho fatto una piccola selezione perché effettivamente ce ne sono diverse. Questa Madonna col bambino si trova a Pesaro, ai Musei Civici, apparteneva alla collezione Ercolani, quindi a questa famiglia di Bologna. E poi dopo passò a Rossini, Gioachino Rossini, il quale poi la diede appunto alla città di Pesaro. Questo è un piccolo dettaglio, ecco, un'altra Madonna molto bella è la Madonna della Pera e in questo caso vedete come siamo nel 1664, quindi è un anno della morte di Elisabetta Sirani, vedete quindi come anche la pittura è cambiata. C'è sempre più via via questo interesse nei confronti della luce e del colore. E, in questo caso la pera, perché? Perché la pera è simbolo di dolcezza e quindi legato alla figura mariana, alla figura di Maria. Ecco, allora, diciamo, la nostra analisi, ecco, delle opere di Elisabetta Sirani prosegue. In questo caso abbiamo di fronte a noi un'opera che ha come soggetto Giuditta e Oloferne. E quindi è un soggetto già rappresentato in precedenza da altre pittrici, prendiamo Artemisia Gentileschi o anche il Caravaggio, ecco, quindi è un soggetto ampiamente sfruttato. E vediamo però che tipo di interpretazione ci dà Elisabetta Sirani. Elisabetta Sirani la rappresenta come una figura imponente, come una eroina. Sembra quasi una rappresentazione teatrale. Io non ho ancora detto, ma vorrei sottolineare come siamo nel 1600 e quindi siamo nell'epoca caratterizzata dal barocco. Ho usato questo termine più volte. Quindi barocco significa anche rappresentazione teatrale. La vita stessa di Elisabetta Sirani può essere paragonata ad una rappresentazione teatrale, come dicevo prima, anche nel stesso autoritratto che le fa all'inizio, è una maniera teatrale, ecco, di mostrarsi. E così anche Giuditta viene rappresentata quasi in maniera teatrale, perché comunque dobbiamo immaginare che nella Bologna del 1600, come adesso, era una città comunque molto vivace. E erano tante le occasioni per realizzare, inscenare eventi, rappresentazioni teatrali. E spesso in passato, probabilmente a una di queste rappresentazioni teatrali che avevano come soggetto la storia, le vicende di Giuditta Oloferne, partecipò anche Elisabetta Sirani. Quindi vediamo la figura di Giuditta, questa figura solenne, che avanza in primo piano. E indossa questo bel vestito con questi bei panneggi e vediamo anche l'escamotage di Sirani, dell'Elisabetta Sirani, di farci vedere sollevare il bordo della veste imbroccato per farci vedere appunto anche i sandali ricchi, tempestati di prete preziose. E quindi vedete come Elisabetta Sirani dà comunque un'interpretazione di Giuditta diversa dall'interpretazione di altri pittori,
dopo vi farò vedere l'interpretazione che aveva dato Artemisia Gentileschi qualche annetto prima. E vuole mettere in evidenza l'aspetto virtuoso, ecco, di Giuditta, l'aspetto legato alla fortezza. È una figura forte, una figura virtuosa. Cosa ha fatto Giuditta? Giuditta ha decapitato Oloferne. Oloferne aveva preso la città di Betulia, che si trova appunto in Palestina, e Oloferne verrà per questa ragione, per liberare la sua città. Vediamo come Giuditta riesce a insinuarsi e avvicinarsi a Oloferne, e poi successivamente avrà l'occasione, Oloferne poi si ubriacherà e in questa occasione riuscirà quindi a decapitare Oloferne. Qui la vedete vittoriosa, ritornare e portare appunto il simbolo della sua vittoria, la testa di Oloferne, che si trova nel sacco delle vivande della domestica Abra, che ricordate, rappresentata alla sua sinistra. Al fianco di Giuditta, a sinistra e a destra, vediamo due paggi, e sullo sfondo il castello, la fortezza di Betulia, con lo stendardo, appunto simbolo della vittoria riportata da Giuditta. Quindi in questo caso Giuditta è più che altro è la rappresentazione della fortezza, incarna l'eroina, la femme forte, e da questo momento in poi vediamo come Elisabetta Sirani comincia a rappresentare una serie di figure chiamate femme forte, quindi donne virili, donne che incarnano queste virtù della forza, del coraggio, che vengono rappresentate però in maniera originale. Quindi ancora un'altra volta una iconografia singolare che lei interpreterà a modo suo. Quindi vediamo ad esempio come rappresenta Giuditta e Oloferne, ecco, questo episodio tratto dalla Bibbia, come rappresentato da Artemisia Gentileschi. Quindi vedete il sangue, vedete proprio la violenza, cosa che invece nell'opera classica di Elisabetta Sirani non si vede. Ripeto, siamo nell'alveo del classicismo, quindi è un po' impensabile vedere queste immagini così violente, con questo sangue schizzato dalla testa, ecco, di Oloferne. Quindi è comunque anche un'opera, è anche una storia, la storia di Artemisia Gentileschi, diversa da quella di Elisabetta Sirani. Elisabetta Sirani ha successo durante la sua breve esistenza, è amata. Artemisia Gentileschi avrà un vissuto molto diverso, molto più complicato, e questa, diciamo, irrequietezza poi riuscirà anche a trasporla nelle sue opere. Quindi questa è l'interpretazione di Artemisia Gentileschi, e probabilmente ebbe modo di ammirare o sentire parlare di questa opera Elisabetta Sirani, proprio di Giuditta che decapita Oloferne, realizzato da Artemisia Gentileschi, perché, come ho detto prima, è in stretto contatto con la famiglia dei Medici, e quindi Artemisia Gentileschi ebbe l'opportunità di lavorare per la corte medicea e realizzò appunto una versione di Giuditta che decapita Oloferne per la famiglia dei Medici. Quindi probabilmente ebbe occasione, ecco, di sentirne parlare anche dalla famiglia dei Medici. Questa, diciamo, lo dico perché, come notate, questa composizione, questa distribuzione delle figure viene poi ripresa, nonostante lei comunque non avesse visto, non avesse avuto l'opportunità di viaggiare, ma comunque fu in contatto con i Medici, con i grandi pittori bolognesi, probabilmente sentì parlare di Artemisia. E quindi vediamo come in questa ulteriore opera, che ha come soggetto ancora un'altra volta una femme forte, una donna molto forte e coraggiosa, qua addirittura lo si vede ancora di più, no? Nella posa e anche nello sguardo. In questo caso il soggetto rappresentato è Timoclea, però vorrei farvi vedere che la distribuzione delle figure nello spazio ricorda la composizione di Artemisia Gentileschi. Notate un po', ecco, la Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi risale a 1612-1613, ecco, mentre l'opera di Elisabetta Sirani risale a 1659. Quindi può darsi che lei comunque fosse a conoscenza, ecco, di quest'opera di Artemisia. Infatti vedete che ci sono molte somiglianze. Abbiamo
il letto che diventa nell'episodio di Timocleo che uccide il capitano Alessandro Magno, diventa il pozzo, che è una sorta di sarcofago. Poi il sarcofago è il luogo dove poi lui troverà, ecco, la sua morte. Ma perché? Perché Timoclea uccide il capitano di Alessandro Magno, perché il capitano di Alessandro Magno cosa ha fatto? Ha cercato di prendersi, diciamo, violentare, ecco, questa figura di donna coraggiosa, Timoclea, e lei però reagisce e, come vedete, si difende molto bene e gli dà conto di avere nascosto i suoi averi nel pozzo, e nel momento in cui lui si affaccia per vedere di trovare questi averi, queste ricchezze, lei prontamente, da donna molto decisa, donna forte, pronta a difendere i propri diritti, lo prende. Quindi guardate anche l'aspetto della verticalità della figura di Timoclea, in opposizione invece alla figura del capitano, che lei prende per un ginocchio, per un fianco. Quindi guardate il movimento, ecco, delle gambe, in contrasto con la verticalità, ecco, della figura di Timoclea. Quindi lei lo prende, lo scaraventerà giù dal pozzo. E anche in questo caso, appunto, vediamo come Elisabetta Sirani vuole mettere in evidenza la forza, il coraggio, le virtù delle donne e di queste eroine, e nelle quali lei comunque si identifica. Quindi il concetto importante è questo, che sì, lei rappresenta queste donne forti, ma lei è consapevole di essere comunque anche lei una donna forte, una donna ultra rivoluzionaria e ultra moderna. Lo vediamo anche, questo è un dettaglio, no? Vedete, anche in questo caso la pittrice usa molto spesso l'effetto del chiaroscuro, lo si vede, ecco, nel volto della figura di Timoclea, e anche nella rappresentazione del volto del capitano. Ecco, vedete, il motivo del pozzo diventa una sorta di sarcofago. Ecco, generalmente questa figura, Timoclea, viene associata ad Alessandro Magno, perché poi Alessandro Magno, che era il capitano dei Traci, la perdonerà, no? Per il gesto efferato. Però in questo caso vedete come non è sicuramente Alessandro Magno la figura preponderante. Quindi sono eroine che vengono viste, vengono valorizzate, indipendentemente, soprattutto escludendo dalla figura maschile, che solitamente era sempre associata a loro. Ecco, in questo caso vediamo, proseguiamo sempre il nostro percorso attraverso queste figure di eroine, queste femme forte, e si prosegue con le vicende di Porzia. Ecco, Porzia è la moglie di Bruto. Ecco, tratto le storie dalle vite di Plutarco, come vi dicevo, vi ho fatto vedere, no, i libri rappresentati da Elisabetta Sirani nella prima opera, nell'Allegoria, e lei ha letto le vite di Plutarco, ed è per questo che è in grado di creare queste iconografie anche originali, perché anche in questo caso la figura femminile, che è Porzia, generalmente viene rappresentata insieme a Bruto, Bruto che sta per mettere a punto il suo piano, la sua congiura contro Giulio Cesare. Lei vuole essere resa partecipe degli eventi politici, e allora, in segno di lealtà, solitamente lei ecco, si prende il coltello e si ferisce alla coscia. Ecco, quindi questo è, anche in questo caso, come il sangue proprio minimamente accennato. Vedete, anche in questo caso la pittrice come esalta le vesti, ecco, di Porzia, e non è un caso che dia tanto risalto e valore al panneggio e alla ricchezza delle vesti, perché questa opera apparteneva ad un mercante di seta, e la produzione della seta era una fonte di orgoglio, ecco, della città di Bologna. Però è un'eroina, una femme forte. Infatti vedete la gamba, ecco, di Porzia è comunque una gamba che esprime forza, come anche il suo volto, anche lei, la decisione, una donna risoluta. Vedete il volto, ma anche il gesto, si è appena ferita, ma vedete la risolutezza nel compiere un gesto di questo genere. Sullo sfondo, ecco, vediamo alcune figure, rappresentano le domestiche, e quindi c'è una sorta di contrasto, ecco, tra la figura in primo piano, l'eroina,
e queste figure in secondo piano che passano quasi in secondordine, impegnate invece in queste attività, ecco, diciamo della vita quotidiana, anche se di fatto Elisabetta Sirani si rispecchia sempre in queste eroine, quindi sicuramente si rispecchia in Porzia perché vuole rappresentare la sua diciamo la sua forza, la sua diciamo ruolo di pittrice consapevole del suo ruolo, ma vorrei ricordare che Elisabetta Sirani non fu soltanto una famosa e talentuosa pittrice, ma a un certo punto della sua vita, nel 1662, dovrà anche prendersi cura della bottega del padre. Questo è un altro episodio molto importante della sua vita e che la caratterizza, è che nel 1662 il padre si ammala di gotta, insomma un problema che gli impedisce di dipingere, un problema alle mani, questo è un problema molto grave per un pittore, quindi deve, diciamo, delegare la figlia Elisabetta al ruolo di capo bottega. Quindi dovete immaginare Elisabetta Sirani impegnata nella esecuzione, nella gestione di questa bottega, e come vi dicevo prima, sarà lei che porterà avanti la bottega, e grazie al ricavato delle sue opere, tra cui le Madonne che vi ho fatto vedere prima, riuscirà a gestire la famiglia e a pagare gli assistenti, i pittori che lavoravano presso la sua bottega. Un'altra cosa molto importante, un altro diciamo evento importante della sua vita è che nel 1660 Elisabetta Sirani, dopo aver realizzato la pala d'altare nella chiesa di San Girolamo alla Certosa, questa è la prima, diciamo, lavoro pubblico di grande livello, aprirà anche un'accademia di disegno, la prima accademia di disegno in Europa e in Italia condotta da una donna. Questo per mettere in evidenza il suo talento, ecco, di disegnatrice, ma la sua anche capacità di insegnare. Questo è un aspetto, diciamo, per l'epoca nu innovativo, nuovo, perché, come dicevo prima, da allora erano gli uomini che insegnavano, erano queste pittrici, Elisabetta Sirani, Lavinia Fontana, avevano preso il mestiere dal padre. Con Elisabetta Sirani non sarà più così. Sarà la professione di pittrice, potrà essere trasmessa anche per via femminile, per via matrilineare. E questa è una cosa molto importante. Quindi Elisabetta Sirani nel 1660 apre l'Accademia di Disegno, successivamente diventerà anche professoressa, quindi avrà anche un ruolo importante all'interno dell'Accademia di San Luca a Roma, e poi arriviamo, ecco, al 1662, quando per queste circostanze nefaste dovrà diventare anche lei, il padre non riesce più a portare avanti per motivi di salute la bottega, si farà carico appunto della bottega del padre, quindi diventerà lei la capo bottega, la responsabile. Quindi sicuramente queste figure di fanfort sono, in queste figure in parte si rispecchia sicuramente Elisabetta Sirani. Ecco, proseguiamo, quindi volevo fare vedere, ecco, il dettaglio, ecco il vestito è ricco, è non a caso realizzato per il mercante di seta, ecco Simone Tassi, e questa opera ovviamente venne collocata in una sala di rappresentanza, e sullo sfondo le domestiche impegnate nelle attività legate alla condizione quotidiana della casa. Ecco un'altra opera molto importante, la Galatea, quindi Galatea è una figura, anche questa ripresa dal mito classico, è una Nereide, si era di lei innamorata Ciplante, gigante Polifemo, e qui la vediamo rappresentata mentre è su questa adagiata, su questa bella conchiglia, guardate in particolare della cuscino. E notate anche l'ideale di bellezza espresso da Elisabetta Sirani, questo corpo sinuoso quasi adolescenziale, questo bel viso, guardate anche l'acconciatura moderna, l'eleganza del drappo rosso mosso dal vento, che poi è un motivo che verrà più volte anche ripreso da Albani e che diventerà un motivo ricorrente anche nei pittori bolognesi della pittura felsina. Quindi guardate il gesto molto aggraziato della Galatea, che è associata quindi all'elemento del mare, all'acqua, mentre sta prendendo una delle perle che porge appunto questo tutto di fianco a lei. Ecco, la particolarità di questa opera è che, come dicevo prima,
Elisabetta Sirani e il padre sono in contatto con il marchese Ferdinando Cospi, il quale amava molto, era un grande esperto d'arte, collezionista, ebbe dei rapporti stretti con i Medici perché la mamma era Costanza Medici, quindi visse la corte dei Medici, ebbe degli incarichi che gli vennero assegnati dai Medici. E Ferdinando Cospi a sua volta a Bologna nel suo palazzo, in via San Vitale, aveva una collezione molto singolare, ma molto diffusa questo tipo di collezione nei paesi dell'Europa centrale. Si chiamava questa collezione Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie. Quindi aveva collezionato una serie di opere, di manufatti, di fossili che legati a delle, diciamo, curiosità, quindi opere particolari, originali, tra cui anche fossili, conchiglie, e questa conchiglia particolare viene poi riprodotta, murice galeiforme, viene riprodotta e utilizzata dalla Sirani per rappresentare appunto diciamo, per sostenere questo bel cuscino sul quale le ha adagiata. Quindi Elisabetta Sirani ebbe anche l'occasione di visitare le collezioni d'arte, di pittura delle famiglie con le quali lei, in maniera sia lei che il padre, praticamente si interfacciava o aveva motivi di scambio legati appunto al mercato delle opere d'arte. Andiamo avanti, questo è il dettaglio, ci fa vedere meglio il drappo rosso, vediamo molto bene la conchiglia, vediamo anche il particolare della firma, come vi ho fatto vedere già da prima, e la firma è per Elisabetta Sirani un marchio, vuol dire io ci sono, vuol dire io sono una pittrice, io ho un ruolo, quindi mi riconosco io stessa e mi faccio vedere al pubblico in quanto tale, in quanto pittrice. Quindi vedete la scritta Elisabetta Sirani scritta in stampatello. Ecco, andiamo avanti, abbiamo l'Amorino trionfante, che è quest'opera del 1661. La committente Vittoria della Rovere viene fatta in occasione del matrimonio tra Margherita d'Orléans e il figlio futuro Granduca Cosimo III Medici. Vedete ancora il motivo del drappo che abbiamo visto prima, in questo caso però i colori sono molto più, diciamo, meno sgargianti, una pittura un po' più raffinata. Dà questo senso comunque di piacere che vuole suscitare, infatti è legato al tema dell'amore, un amorino. Vedete che la pittrice rappresenta questo volto molto e questa figura graziata, questo volto sorridente. Un'altra volta sul piatto sono rappresentate sei perle e queste perle sono associate al simbolo dei Medici, ma soprattutto Margarita è Margarita in termine Margarita in latino, erano le perle. E quindi questo è, diciamo, in onore della moglie Margherita d'Orléans, che è appunto futura sposa appunto del futuro Granduca Cosimo III. Quindi anche questo è un tema legato appunto all'amore, alla serenità coniugale, felicità coniugale. Di fatto serenità e felicità coniugale che non ci fu perché poi il matrimonio non andò molto bene, non funzionò molto bene e lei se ne ritornò in Francia. Ecco anche questo è un ritratto molto bello, il ritratto di Vincenzo Ferdinando Lanuzzi, che è il nipote di Ferdinando Cospi. E era figlio di Vincenzo Ferdinando Lanuzzi di Dorotea Cospi, la figlia, e vediamo appunto come la pittrice rappresenta questo giovane, nonostante il genere del ritratto non fosse il genere preferito, ecco, da Elisabetta Sirani, in questo caso invece vediamo come è molto abile sia nella resa cromatica, quindi guardate l'effetto, il modo con cui la scelta cromatica, questa tonalità dell'arancio che caratterizza quest'opera, guardate l'abilità nel rappresentare la gorgiera, l'acconciatura, i ricci e il cappello, la ricchezza del cappello, l'arco, la faretra e guardate il motivo, simpatico e particolare delle dita della mano del fanciullo mentre sta per tirare fuori, estrarre praticamente la freccia. Ecco, quindi questo è un ritratto con il quale lei sicuramente attraverso il quale si così attirò sicuramente la simpatia e l'amore ecco, del committente Ferdinando Cospi.
Proseguiamo, ecco, anche questa è un'altra opera molto importante del 1664, quindi stiamo già andando, stiamo avvicinando purtroppo alla fase finale, ecco, all'epilogo, ecco, della vita di Elisabetta Sirani, e in questo caso vediamo come la pittrice si sofferma su un tema legato alle virtù, quindi la virtù della giustizia è rappresentata al centro e a fianco vedete raffigurate la carità è la figura che è circondata da questi tre fanciulli, di cui uno è il fanciullo che sta, diciamo, allattando, ed è con questa opera si, di nuovo viene confermata una grande pittrice talentuosa. La committenza di quest'opera, la committente è sempre Leopoldo de' Medici. E perché quest'opera? Perché Leopoldo de' Medici, anche lui era un appassionato collezionista di opere rare, e avere quindi un'opera che ha come soggetto le virtù alle quali si ispiravano i Medici, realizzata da una pittrice femminile, sicuramente da una pittrice donna, era un oggetto di grande rarità. Quindi vediamo sempre che gli intermediari sono comunque sempre Ferdinando Cospi, come vi dicevo prima, che fece sì appunto, che diede l'opportunità a Elisabetta Sirani di far conoscere appunto le sue abilità di artista. E casualmente capitò a Bologna il nipote del cardinale Leopoldo de' Medici, come dicevo, noto collezionista, e a Bologna, come vi dicevo all'inizio, Elisabetta Sirani era già una pittrice molto nota, si fermò e visitò la sua casa e il suo studio dove lei operava, e quindi vide nell'arco di breve tempo realizzare questo fanciullo che rappresenta appunto uno dei motivi che raffigura insieme alla carità. E dopo aver realizzato questo fanciullo, che sta prendendo il seno dalla, sta prendendo il latte dalla mamma, rimase poi colpito, che chiese anche Cosimo, futuro Cosimo III, una Madonna col bambino. Quindi rimane colpito dalle capacità e dalla virtù di questa, non so, dalle virtù, ma dalle capacità, dalle doti artistiche. Il fatto che Elisabetta Sirani spesso facesse, diede l'opportunità ai visitatori, ai curiosi anche di vederla all'opera, era legata sicuramente a motivi di autopromozione. In questo modo lei promuoveva la sua attività, ma era anche legato a un altro fatto, che visto che la sua capacità, le sue doti di artista a un certo punto vennero messe in dubbio, perché, come dicevo prima, la pittura e la figura della pittrice era una cosa abbastanza nuova per l'epoca, e quindi si metteva in dubbio che fosse lei la reale esecutrice delle opere. Ecco perché molto spesso amava rappresentare le sue opere in pubblico, quindi fare vedere agli altri, al pubblico, cosa era capace di fare. E quindi rappresenta la giustizia al centro, che brandisce una spada, ma con una mano, con l'altra mano invece, se vedete, tiene in mano una bilancia. E sulla destra vediamo invece la prudenza, quindi la giustizia deve essere sempre accompagnata dalla carità e dalla prudenza, non deve mai essere una giustizia egemonica, ma deve essere una giustizia consensuale, si deve sempre raggiungere, diciamo, un'armonia tra le parti, non deve essere mai una giustizia che si impone dall'alto, ma una giustizia che deve trovare delle soluzioni, trovare anche dei compromessi, quindi una giustizia consensuale. Questo è, diciamo, il messaggio che ci vuole dare. Ed è questa opera, si trova adesso nel comune di Vignola, è stata acquisita nel 2003, e quest'opera non è casuale la scelta di questo soggetto, perché dicevo il legame, il soggetto legato alle virtù si ricollega appunto alle virtù che devono essere perseguite, ecco, dai medici, ma in modo particolare la interpretazione della giustizia, ancora un'altra volta, è un'interpretazione originale, che però si rifà a un'interpretazione della giustizia di stampo bolognese. Quindi è proprio a Bologna che si diffonde, ecco, questa immagine o questo principio, ecco, di far sì che la giustizia non sia una giustizia, le decisioni vengono prese non dall'alto o imposte dall'alto, ma in realtà prendono in considerazione più punti di vista, quindi una giustizia consensuale. Proseguiamo, ecco, quindi stiamo andando, stiamo dirigendo verso l'epilogo, ecco la triste fine di Elisabetta Sirani. Come ho detto prima, Elisabetta Sirani muore nel 1665,
a ridosso della festa della Porchetta, che come sappiamo si celebra il 24, si celebrava il 24 di agosto. E ho detto prima, la Bologna dell'epoca è la Bologna barocca, dobbiamo immaginare le feste, dobbiamo immaginare le processioni, e anche questa era un'occasione per il pittore per far conoscere le proprie opere. Elisabetta Sirani frequentava le processioni, le feste, le rappresentazioni teatrali, viveva molto la sua città e usciva sempre con la madre, accompagnata dalla madre. Avrebbe voluto tanto viaggiare, però le venne impedito dal padre. Quello sarebbe stato il suo grande desiderio, come tutti i grandi pittori, avrebbe voluto uscire dai suoi confini, dalla sua città, per vedere all'opera i pittori o vedere le opere, i capolavori dei pittori che l'hanno preceduta. Però non fu così. Però, come ho detto prima, ebbe l'opportunità di entrare in contatto con i pittori della scuola bolognese, ma soprattutto di vedere le opere di questi pittori e anche altri, grazie all'attività di disegnatore e del padre. Muore, come dicevo prima, il 28 di agosto, qualche giorno dopo la festa della Porchetta. Si racconta che era uscita con la madre e aveva visto, no, aveva preso parte alla festa, a tutti i festeggiamenti e preparativi che caratterizzavano questa festa, che era sempre caratterizzata da delle scenografie di grande impatto che venivano messe a punto nella Piazza Maggiore. Ritorna e diciamo che manifesta dei grandi dolori allo stomaco, gli arti diventeranno neri, le mani, i piedi, e praticamente starà sempre peggio. La sua fisionomia cambierà notevolmente, verrà chiamato anche il medico di famiglia, verranno anche interpellati i medici, quali avevano messo a punto Leopoldo e la sua famiglia un'accademia scientifica, e quindi danno anche dei medicinali, cercano di aiutare Elisabetta Sirani, però vediamo come alla fine, nonostante i tentativi di aiutarla, purtroppo alla fine morì per dolori atroci allo stomaco dovuti appunto ad un attacco di peritonite, un'ulcera, ecco, perforante. Come dicevo, muore nel 1665 e tutta la città piange, ecco, la morte di Elisabetta Sirani, perché Elisabetta Sirani era ben voluta, era amata, era già all'epoca considerata una pittrice eroina, una pittrice virtuosa, conosciuta anche per la sua amabilità, per il suo carattere amabile. E quindi vediamo come l'intera città e le personalità più illustri, più celebri, si adopereranno per dare il giusto addio a Elisabetta Sirani. Intanto questa epigrafe che ho riprodotto la troviamo all'interno della Basilica di San Domenico e nella Cappella del Rosario, che era la cappella di Saulo Guidotti, che era stato il patrino di battesimo di Elisabetta Sirani. E sarà lui appunto che darà l'opportunità, ecco, ad Elisabetta di essere sepolta all'interno di questa cappella insieme a Guido Reni. Quindi vedete sempre la figura di Guido Reni associata in vita e anche in morte. Ecco, l'iscrizione viene scritta, e scritta non è incisa, quindi non sono l'iscrizione su questa lapide non viene incisa, ma viene disegnata, dipinta, e verrà scritta da Luigi Piccinardi, che fu praticamente priore dei Legisti, che poi successivamente scrisse anche un importante encomio in onore, poema in onore, encomiastico in onore di Elisabetta Sirani. Questo, ad esempio, ho scelto anche questa immagine perché, come dicevo prima, fu un evento collettivo, diciamo, il funerale di Elisabetta Sirani. Si svolse all'interno della Basilica di San Domenico e si svolse all'inizio novembre del 1665, perché prima vennero fatti degli accertamenti, perché un aspetto interessante della morte di Elisabetta Sirani è legato sicuramente al mistero che lo avvolse, perché si cercò inizialmente, si pensò ad un avvelenamento. Quella era una moda, nel 1600 furono tanti i personaggi famosi che morirono in seguito in seguito all'avvelenamento, ecco. Quindi anche in questo caso vediamo come si ipotizza l'avvelenamento di Elisabetta Sirani, si fanno tante ipotesi, ed ecco perché Leopoldo manderà dei medici, diciamo, cercherà di
aiutare. Elisabetta Sirani manderà questi medicinali messi a punto apposta perché già all'epoca, presso la Corte dei Medici, si era assistito a questo fenomeno degli avvelenamenti che erano veramente molto diffusi nel 1600. Quindi si pensa all'avvelenamento e chi poteva aver avvelenato Elisabetta Sirani. Per molto il padre pensò, accusò, fece proprio l'accusa, fatto sta che venne fatto un processo che durò 2 anni, a Luigia Tolomelli, che fu la domestica di casa. E, di fatto però non venne mai provata la colpevolezza di Luigia Tolomelli e di Luisa Tolomelli. E poi si accusò anche Ginevra Cantofoli. Ginevra Cantofoli fu una delle allieve pittrici di Elisabetta Sirani, era 20 anni, 20 anni più anziana di Elisabetta Sirani, molto brava, diventò la sua assistente, probabilmente per motivi di gelosia. Si ipotizzò un avvelenamento da parte di Ginevra Cantofoli, oppure anche il padre, a un certo punto venne sospettato anche il padre, perché il padre avrebbe voluto tanto essere ricordato come un pittore virtuoso, avrebbe voluto anche lui sviluppare uno stile proprio, ma in realtà vide la figlia, ecco, sostituirlo, ma soprattutto surclassarlo anche nel suo ruolo, ecco, di pittrice dalla fama consolidata. Quindi vennero fatte tante ipotesi, si creò anche una letteratura, ecco, legata alla morte misteriosa, vennero scritte opere letterarie, addirittura anche delle opere in musica. E poi soprattutto in merito, ecco, al funerale di Elisabetta Sirani, ecco perché ho scelto questa immagine, viene realizzato un catafalco, quindi vedete questo baldacchino che rappresenta un po' sulla falsariga il baldacchino che si trova nella Basilica di San Petronio del Vignola, dove in questo catafalco, rappresentato in finto marmo, rappresentava quindi all'interno, viene raffigurato a grandezza naturale l'immagine di Elisabetta Sirani. Quindi vedete come anche il funerale, questo momento triste e collettivo, diventa anche questo momento di rappresentazione. Quindi anche il funerale è teatrale, è secondo quelle che sono le caratteristiche appunto dell'arte, dello stile barocco. Ecco, il gusto per la teatralità, ecco, per lo sfoggio, per lo spazio. Quindi vedete rappresentata Sirani, Elisabetta, davanti al cavalletto, quindi mentre sta dipingendo la figura del padre. Quindi questo catafalco poi era associato a tutta una serie di immagini legate alla morte che aveva preso in giovane età appunto la figura di Elisabetta, quindi l'albero, il tronco spezzato, tutta una serie di immagini quindi legate alla morte di Elisabetta. Ecco, questo catafalco funebre è stato collocato nella diciamo navata, ecco, principale della Basilica di San Domenico. Ecco, vi leggo una cosa prima di terminare, ecco, la presentazione in merito appunto alla morte, ecco, di Elisabetta. Ecco, dice nel Dine Fasto del venerdì 14 novembre 1665 era il tempio di San Domenico addobbato bruno, vi erano ornamenti a oro e a veli con intorno fiaccole accese che rischiamavano le navate e le cappelle. La gente correva torme e si pressava stipata e inquieta intorno a un tempietto eretto nel bel mezzo della grande nave, ove leggevansi motti lacrimosi e dove era effigiata la giovinetta morta a 26 anni e morta non senza sospetto di veleno somministratole o dall'odio o dall'invidia o dalla vendetta. Ecco quanto mormoravasi basso sinistro angolo della cappella Guidotti, dove 3 dì avanti, la cappella Guidotti, la cappella appunto dove la cappella attuale del Rosario, dove 3 dì davanti, che era la cappella della famiglia Guidotti, patrino di battesimo di Elisabetta, dove 3 dì davanti era un dischiuso, un celebre sepolcro per collocarvi la spoglia di una giovinetta pittrice, e racchiusa lì sopra avevano scritto Elisabetta Sirane e una cum Guidone Reno tumulate. Quindi vedete come la figura di Elisabetta Sirani è associata anche in morte a quella di Guido Reni. Ecco, questa è l'orazione funebre che viene scritta da Luigi Picinardi dopo la commemorazione funebre. E in questa orazione funebre, pardon, scritta da Luigi Picinardi, scrive anche, annoterà anche i poemi che erano stati scritti e a lei dedicati da tutte le persone, gli intellettuali del mondo bolognese che avevano avuto modo di conoscerla.
Un'altra cosa interessante che vorrei dire prima di concludere è questa, che Elisabetta Sirani comunque ebbe, come dicevo prima, questa grande, viene considerata come una pittrice ultramoderna, una pittrice rivoluzionaria, perché Elisabetta Sirani ha saputo dare una svolta alla produzione artistica femminile. È grazie a lei che nasce la figura della pittrice, e grazie a lei nasce una scuola, è condotta da una donna alla quale potevano accedere pittrici, non soltanto figlie di pittori, questo è il concetto importante, ma anche pittrici, figlie di, chiaramente figlie di famiglie nobili, perché questa all'epoca era la cultura, era appannaggio dei nobili, oppure che poteva accedere, oppure abbiamo prima parlato di Caterina dei Vigri tramite nel mondo religioso nei conventi, ecco. Quindi a questo punto vediamo come questa orazione funebre mette in risalto un'altra volta l'importanza di questa figura e mette in risalto il ruolo esercitato da Elisabetta Sirani, questa funzione importante di donna rivoluzionaria, donna ultramoderna, che ha saputo dare, imprimere una svolta alla pratica pittorica, alla pratica artistica femminile. Quindi da quel momento in poi le donne pittrici hanno potuto esercitare la loro professione, essere riconosciute e soprattutto dare l'opportunità alle donne anche, non soltanto figlie di pittrici, e al di fuori di un convento, questo è un altro concetto importante, di imparare la pratica della pittura. Quindi non è un caso che proprio dopo Elisabetta Sirani sono state diverse, ecco, le pittrici, anche alcune di queste che lavorarono all'interno della sua bottega, a riscuotere successo e avere una certa fama proprio in linea a quella che era stata praticamente il modello e l'esempio di Elisabetta Sirani. Ecco, con questo, signori, ho concluso, ecco, la mia presentazione di Elisabetta Sirani, e quindi se qualcuno vuole fare, ecco, qualche domanda, siamo appunto a disposizione. Vi ricordo di mandare le domande via chat, non aprite ancora i microfoni perché altrimenti si accavallerebbero le voci, quindi scriveteci via chat se volete fare qualche domanda a Roberta. Grazie, stanno arrivando tutti i complimenti per te, Roberta. Grazie, grazie mille. Sono contenta perché Elisabetta Sirani merita, di là che vi è piaciuto, ma è giusto, insomma, parlare di questa pittrice perché, oltre ad avere avuto delle grandi doti come artista, è sicuramente stata una donna che ha anticipato i tempi, ecco. Mi fa piacere. No, non si è mai sposato, ho letto la domanda. Esatto, ok. E questo è l'altro aspetto, ma dovrei dilungarmi ancora ulteriormente. Ed era per questo che lei, comunque, è una donna moderna, perché è una donna che è consapevole di non essersi sposata e consapevole del suo ruolo di pittrice, una donna colta, una donna indipendente, è sicuramente un modello di donna indipendente moderna. All'epoca non esisteva questa figura, e adesso esiste, possiamo dire che poi questa figura della donna indipendente, non sposata, vista senza pregiudizi, ha motivo di esistere, ma all'epoca era un po' difficile, ecco, sicuramente. Non si sposò mai, si sposò con la pittura, ecco, con la sua professione, lei si sposò con la sua professione. C'è Sara che ci chiede, la Sirani avrebbe voluto viaggiare tanto, ma in quale città avrebbe voluto andare? Dove, quale città voleva visitare? Ah sì, sicuramente Elisabetta Sirani avrebbe voluto viaggiare, sicuramente sarebbe andata a Roma a vedere le opere di Raffaello, sarebbe andata a vedere le opere di Raffaello, le opere di Leonardo, le opere dei grandi pittori classici, insomma, riferimenti di Guido Reni che poi sono stati anche i suoi. Ecco. E rapporto con il nudo, ho visto una signora che ha fatto la. Anche io me lo sono chiesto, ma credo da pittrice. Lei rappresentava anche, prima di poter insegnare, comunque aveva avuto accesso ai disegni, quindi insomma il nudo lo conosceva, ai bambini, ecco. Lei rappresentava, come venivano rappresentati, raffigurati i soggetti o i disegni che avevano come soggetto la figura umana. Prima di poter accedere ad un'accademia vera e propria di nudo, si utilizzavano i modelli, i disegni, come ho detto prima, oppure anche i bambini, insomma, leggevo.
Ci chiedono in che anno è stato dipinto Giuditta Oloferne. Allora, Giuditta Oloferne, siamo sempre nel 1661, 1662, sì. Ok, vedo altri ringraziamenti, ma che stanno arrivando velocissimi. Chiedono Nella dov'era sua l'Accademia. casa, era nella sua casa, non a caso io vi ho fatto vedere, ho iniziato così la presentazione facendo vedere la casa della Sirani, perché è tutto nella sua casa, l'accademia e anche la scuola che conduceva insieme al padre, era tutto nella sua casa, quindi si può dire che tutta la sua vita si è svolta all'interno della sua casa. Tutto, e tutti, chi voleva vedere, andava a visitare o vedere l'opera, andava a casa sua. No, Chiara la casa. chiede se è ancora No. visitabile la casa. No. No, non credo, Vediamo se ci sono ancora altre domande. no. Bene, io ringrazio tutti per la vostra attenzione e questa sarà un'occasione magari per vedere qualche opera all'interno di qualche chiesa bolognese, perché ci sono sue opere anche nelle chiese di Bologna, nelle sagrestie. E quindi appena sarà possibile, appena le condizioni ce lo permetteranno, ecco un'occasione in più per approfondire le vicissitudini e anche la produzione artistica di Elisabetta Sirani. Chiedo scusa, che cosa c'è di intitolato a Elisabetta Sirani a Bologna? Signora, la ringrazio, però facciamo le domande in chat, altrimenti rischiamo di accavallare le voci con altre Ho persone. capito, ma è la seconda volta che la scrivo, Adesso scusate, per quello volevo chiariamo perché stanno sapere. arrivando tutte di filato, quindi Guardi, chiariamo. ufficialmente Va a bene. Bologna non credo, però so che a Elisabetta Sirani è stato dedicato ad esempio un cratere del diametro di 28 km, leggevo, quindi a lei è stato, diciamo, sono stati dati degli riconoscimenti e poi riconoscimenti a livello mondiale. So un'altra cosa importante è che una scuola è stata intitolata a Elisabetta Sirani. Nel 1947 ci sono le scuole dedicate a lei, dopo nel 1947 le scuole, gli istituti di arti e mestieri che erano state dedicate alla regina Margherita verranno dedicati a Elisabetta Sirani. Esatto, Bene, grazie. l'istituto di arti e mestieri, prego, erano scuole femminili. C'è un utente che non era collegato all'inizio e chiedeva dove abitava. E In via Urbani numero 7. poi c'era un'altra persona che chiedeva, aspettate che stanno saltando, dice se non è mai uscita da Roma, però è stata a Bologna, non è mai uscita da Bologna, però è stata a Roma. No, non, è stata Roma. No, non credo. Elisabetta Sirani non è uscita da Bologna. Lei avrebbe, io ho pensato appunto che se avesse avuto l'opportunità sarebbe andata a Roma. Elisabetta Sirani non esce da Bologna, non è mai uscita. E poi ci chiedono cosa c'era scritto nella striscia che tiene sul bastone il bambino nel dipinto della Madonna con il bambino. Non era la firma, ma non si capiva. Sarà stata la firma. Quale dice? Della Madonna col bambino. Sì. C'era una scritta sul bastone, dice non era la firma, ma Vabbè, probabilmente era la firma. nel cartiglio, il cartiglio di San Giovanni, sono sempre comunque parole legate alla venuta di Cristo, insomma, il cartiglio che tiene San Giovanni, quello. Ok, non vedo al momento altre domande. Ringraziano. Sì, bene. Ok, se non ci sono altre domande, direi che possiamo Sì, concludere la serata. anche diventò professoressa, però di fatto sì, è vero, ha ragione. Ma più che altro viene dato diciamo è un titolo di onorificenza, ecco, più che altro, il titolo che ebbe in quanto insegnante dell'Accademia di San Luca Roma. Ok, allora diamo la buonanotte a tutti, vi diamo appuntamento per la prossima, prossimo webinar che sarà lunedì prossimo con Artemisia Gentileschi. Grazie a tutti di aver partecipato, grazie Roberta e arrivederci, buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte, arrivederci, grazie a voi. Grazie. Grazie.